Il piombo sigilla la chiesa, possiamo dire le cupole del santo, una foresta di legno sorregge il tutto e la fede sorregge tutto il resto. Questo dal tetto del santo sopra Padova, ma soprattutto sopra una storia di fede e di passione che dura da secoli. La salita fino alla cupola più alta del santo è un viaggio corrispondente a 20 piani, un affaccio sulla storia stessa della basilica. È un percorso non aperto al pubblico, usato solo per manutenzione, ma il corso del tempo è percepibile come nel meccanismo di un antico orologio. Si sale tra i contrafforti medievali in mezzo alla foresta di legno di antiche navi, meno attaccabile dal fuoco. Poi ci si affaccia sulla meraviglia delle cupole rivestite di piombo e sulla forza immensa che irradia la Basilica del Santo, cupole che di solito si paragonano a quelle veneziane di San Marco. Non perpetuiamo la leggenda che noi abbiamo copiato dal San Marco. La cupola che ha un significato maggiore è questa sulla quale noi siamo, perché al momento in cui hanno costruito la Basilica, a Gerusalemme, sopra il Santo Sepolcro, c'era una cupola tronco-conica esattamente come questa, tanto che la gente diceva Padova, Gerusalemme Nuova. Quindi, e se volete, è un gioco di parole, la cupola del Santo Sepolcro sopra il Sepolcro del Santo.